Benvenuti amici miei, siete qui con Mau, al cuore di Londra, a seguirmi nelle mie ricette. Se vi fa piacere, un salutone. Prima di iniziare, ragazzi, qui abbiamo il folletto organico, però noi abbiamo bisogno, ormai è il weekend è iniziato, abbiamo bisogno di un goccino di vino. Siete d'accordo? Allora, bicchiere della Nutella, un goccino e brindiamo alla vostra salute e contro il Covid e al benessere di tutti. Cin cin. Allora, amici miei, qui ho un polletto organico, molto bello, ci mettiamo un po' di pepe, ecco qua. Così, ho messo una cipolla, degli spicchi d'aglio, sale grosso e via. Li mettiamo in forno, sta già cuocendo una ventina di minuti, ok? Se non di più, fuoco lento, inizialmente molto alto, poi ecco qua, li mettiamo dentro e facciamolo andare per i cavoli suoi, va bene? Allora ragazzi, cosa facciamo oggi? Dunque, sto lavando delle triglie, dei polpetti, e ci mettiamo qualcosa, poi c'ho un paio di melanzane, faccio una classica ricetta sarda, le mettiamo al forno con l'olio, prezzemolo e aglio, va bene? Cin cin. Sono a pezzi ragazzi, ma la vita è fatta così, bisogna lavorare, va bene? Sapete meglio di me, non ve lo devo ricordare io. Allora, spalettiamo un pochino perché sono in ritardo, se potete vedere. No, mi faceva piacere affacciarmi e salutarvi. Ecco qua, spalettiamo un pochettino. Qua, mi arnesi, facciamo così, per adesso, magari spalettiamo meglio. Allora ragazzi, prendiamo le melanzane. Gli do una bella sciacquata. Belle, sono molto belle. Cosa si fa ragazzi? In genere, io purtroppo oggi sono stanco, devo dire la verità, ho lavorato tanto tutta la settimana, quindi faccio le cose un po' azzardate. Allora, ripuliamo le melanzane, tagliamo così, le tagliamo in due parti, e così. Ecco qua. In due parti così, un pochino, un assaggino, una volta cotte si riducono, no? Ecco qua. Allora che faccio ragazzi? Adesso gli faccio dei taglietti così, attraverso, mettiamo qua, così, zig zag, come volete fare voi, così, bene? Via, ragazzi miei, ecco qua. Allora, cosa veniamo a fare? Le trasferiamo in altro, magari nello stesso contenitore. Andiamo a vedere. What do you need? It's cooking, non vedi? 15 minuti. Va, aggiungiamo un po' di sale ragazzi, sale marino qui, sopra, spargere, vogliamo bene, tanto un po'. Ecco qua, facciamogli perdere il loro succo, io ci metto un peso sopra così e ciccia, va bene? Lasciamole lì. Buongiorno Anna, benvenuta. Lasciamole lì almeno un'oretta, ma visti i tempi non posso, quindi ci lavoriamo un po' ragazzi, ok? Allora, passiamo al pesce, vediamo un po' dove siamo, ve li faccio vedere. Thank you.
ragazzi, i miei polpetti. E qui abbiamo le nostre carissime triglie, va bene? Dunque, mi devo organizzare, le devo squamare, ripulire e poi magari le facciamo in verde. Cin cin, cara Anna, cara compagnetta di scuola, spero sia in salute. E abbiamo notizie di Milena, sta meglio, ho visto qualche foto in ospedale. Speriamo tutto bene, la nostra super tifosa del Cagliari Calcio, la numero uno in tutti gli effetti. Allora, rimettiamo su sotto l'acqua e polpetto. E ragazzi, io inizio a lavare le triglie, a ripulire le triglie, va bene? Stiamo ripulendo pian piano, carissima compagnetta, eravamo alle scuole elementari insieme, tanti anni fa, non troppi, vero Anna, non troppi. Ah, salute. Allora ragazzi, dedichiamoci alla cucina adesso. Ecco qua, altre due belle trigliette, ne abbiamo un bel po'. Le mie melanzane stanno estraendo il loro succo e mettiamo un po' di padelle e siamo a cavallo.
possiamo mettere anche qua, questa per le triglie, qua, là, senza rompere niente. Dunque, fuoco alto. Allora, aspetta un po' d'olio. Ok, lì facciamolo riscaldare, prepariamo l'aglio. Allora ragazzi, devo fare, mi serve tanto prezzemolo, tanto aglio, perché ho diverse ricette con gli stessi ingredienti. Ok, allora buciamo quest'aglio qua. Allora, in realtà, allora, che cosa faccio? Siccome non ho mai tempo, allora ne metto un bel po' qui per i pesci, poi me ne serve un po' per il polpo, un po' per tutto. Facciamolo riscaldare bene, prendiamo un'altra testa d'aglio, l'abbondanza non rovina mai nessuno, l'aglio costa pochissimo da noi, quindi ne approfittiamo. Va bene, la salute. Ecco qua. Allora, devo pulire però. Un pochino lo puliamo, un pochino lo mettiamo così in camicia. Allora, inventiamoci qualche ricetta. Non invento niente io. Io rimescolo e basta. Non è che... Bello ragazzi. Allora, l'aglio qua inizia a rosolare, mi serve un'altra padella, possiamo usare questa. Scusate ragazzi, possiamo usare questo contenitore con qualcosa sotto però. Okay. Ecco qua. Questo lo facciamo risciacquare un attimino. E di nuovo anche qui. Mettiamo sulla fiamma, non basta perché qui c'è la terracotta, facciamola, asciughiamo un attimino, facciamola riscaldare, facciamo sempre un brindisino e puliamo i polpetti adesso. Un coltello qua, questo sta riscaldando, adesso aggiungiamo l'olio,
ragazzi, mi state seguendo? Anigedda, cin cin, saluta Yamau, saluti, un abbraccio forte. Allora qui l'aglio sta rotolando bene, molta calma, qui sta riscaldando, anche qui un paio di, ecco qua, passiamo un po' il fuoco e poi passiamo a preparare il prezzemolo, prezzemolino. Ecco qua, mettiamo da parte quest'aglio per adesso e tritiamo tanto prezzemolo. Allora, che avete voti? Controlliamo il pollo. Ecco, sta cucinando bene, dobbiamo dargli una giusta tina. Ok, facciamo rosolare bene anche da questa parte, occhio, e possiamo, ci vorrebbe una spruzzatina di vino bianco, mi raccomando se ce l'avete, però io posso tranquillamente appoggiarci le mie friglie. L'olio ha preso il suo profumo, spettacolo ragazzi, spettacolo. Ecco qui, via. Anche da questa parte la fiamma non troppo alta, perché da stare cotta si spacca il contenitore, ragazzi, sarà semplice, mai troppo alta. Okay. Allora, qui iniziamo a fare questo lavoretto qui, veramente, così non si attacca a niente. Allora, prezzemolo, ragazzi, via. Sempre al pesce, sempre diamo una scossetta così, via. Ecco qua, l'aglio sta friggendo benissimo. Ecco qua, ci mettiamo il polpo, qui, i pezzini, e lo facciamo andare. Ok, qui aggiungiamo un pomodoro. Aspettiamo ancora un attimino, devo solo controllare il pollo. Allora. Ecco qua, una meraviglia. Gelatina, ragazzi, poi bambini hanno fame, ecco qui, altro pochino, ecco. Allora, il polpo va, pesce pure, facciamolo rosolare per bene, pezzo di pomodoro qua, un
metto, inizio a tagliare così sopra. Bene, peperoncino, bella lavata, ecco qua, così. Ecco qua, anche questo. E un po' sul pesce e un po' sul pollo. Semplice e semplice. Vediamo il prezzemolo. Benvenuto Guidino. Ecco qua, prezzemolo inglese, ragazzi. Ecco, lo laviamo, ecco così, adesso sempre facciamo, dammi questa giratina così veloce, stessa al polpo, diamogli il modo di cuocere per bene. Allora ragazzi, un attimino, mi devo spostare. He's coming. Yeah, it's on your water. Okay, okay, give me the chicken now. Go. Bello il pollo, fai il pezzo per i bimbi. È cotto, siamo in forno ma spegniamo il gas.
Allora raga, ci siamo, diamo la gelatina ai polpetti. Anna, ci sei sempre, Guido. Ecco qua, stanno cuocendo pian piano, logicamente. Ok, occhio al pesce qui. Controlliamo sempre che non si attacchi niente. Cerchiamo di dargli una gelatina se ci riusciamo, ok? Pian piano. Ok, piano piano così. Oppa, senza romperli, altrimenti non va bene. Io ho sempre un po' di fretta, ma questo l'ho fatto proprio pian piano. Qui, gelatina, prendo la testa, ecco qui. Questo qua, ecco qua. Adesso abbiamo girato anche i pesci, via. Adesso ragazzi, pomodoro, pomodori pelati, prendo i polpetti e ne metto un boccino anche qui, poco poco. Bene? Ok, così, facciamolo andare tranquillamente. Adesso aggiungo un altro pomodorino qua. Facciamo una bella salsina. Mettiamoci il pomodoro. Così, sparso. Ok, e poi dobbiamo passare al prezzemolo. Laviamo il prezzemolo per bene, l'abbiamo già lavato, lo rilaviamo. Ok, così. Occhio, sale quanto basta, sia il polpo che il pesce, va bene? Ecco qua ragazzi, adesso cosa facciamo? Diamo una risciacquata alle nostre melanzane, ho perso un po' di liquido. Va bene? Ci mettiamo un po' d'olio in padella, così. Ci mettiamo il nostro aglio, tutto a giro. Questo va che una meraviglia, abbiamo una gelatina al polpetto. Cottura 25 minuti ragazzi. Fuoco lento, il suo sughetto. Li avrei anche tagliati a pezzi, ma non ho il tempo oggi. Non trovo mai il tempo. Allora, mettiamoci le melanzane qua. Ecco qua, io le metto così. Abbiamo rimosso il sale. Ecco qua. Proprio al giro. Facciamocele stare in qualche maniera. Tagliamo magari due pezzi.
stanno. Non ci stanno. Ragazzi, belli. Pian piano si riducono tanto. Va bene? Allora ragazzi, un altro pochino d'olio sopra. E vanno in forno, va bene? Andiamo in forno. Ecco qui, tiriamo fuori il pollo che è pronto. Mettiamo il fuoco alto, ok? Allora. Adesso vi abbasso il fuoco alle mie grigliette perché sono praticamente pronte. Ecco qua. Abbassiamo il fuoco. Spostiamo il pollo. Recupero tutto e poi si vede. Serve spazio. Allora, controlliamo le nostre... You okay? Yeah. Was it good? Yeah. You want more? No. Vai. Vediamo il prezzemolo, raga. Ecco qui, io metto dei pezzetti grandi qua. Due pezzetti grandi qui. E poi tritiamo alla grande. Filippina. E tritiamo il prezzo di mano, raga. Allora, tanto di tagliere, qui c'è un bel profumo ragazzi, facciamo asciugare bene la salsina, anche con i nostri polpetti, pian piano stanno andando a cottura, cottura lenta, ma vuole seguita bene, pian piano si asciuga la salsa, ecco qui, polpetto cucino, polpo cuocio. Bene, abbiamo bisogno però di un goccino di vino, giusto ragazzi? Perché qui non si può solo, non deve diventare un lavoro questo. Questo è un passatempo. Ecco qui. Tanto pepe abbondante. Ok, da parte mettiamo dell'acqua a bollire.
bolle, spostiamo i nostri pesi, abbiamo una levatina qua. Allora ragazzi, ci siamo, tritiamo il nostro prezzemolo. Ecco qua, arnese, molto molto fine. E facciamoci il sorsino di vino, altrimenti qua, come detto prima, si lavora e basta. Poco poco. Ok, salute ragazzi. Occhio alle melanzane in forno, stanno andando benissimo, vediamo una scossetta lì, ecco, fiamma alta e via. Allora continuiamo a tritare il prezzemolo. Pensate, però questa è la pesci, faremo anche le carni ragazzi, buona volta. Sono un po' troppo vero, allora così, sempre la scossetta, qui, giriamo di nuovo. Attenzione che non si attacchi niente sul fondo, spettacolare, un bel profumino, e io continuo a darci di gomito. Allora, il prezzemolo mi serve sia per le triglie, per i polpi che per le melanzane. In genere ci vuole un trito di aglio mischiato al prezzemolo e messo sopra le melanzane, ma l'ho cambiata un pochino oggi la ricetta. Oggi l'abbiamo cambiata un po'. Mettere un po' di piselli per i bambini, continuiamo di mano e dobbiamo tritare la grande, ragazzi, tutte le energie che avete. Hey guys, a bit of red mallets today, octopus, aubergines, it's Friday, it's been a long week, COVID, all sorts of things happening to us. Tough. I'm not sure what to say. We have to be strong, all of us. Get the vaccine, like I did, and then things can make it better. Allora ragazzi, io aggiungo un pochino di piselli al mio polpetto, fare attenzione qua a non rompere i bicchieri, pericoloso. Siamo stanchi ma ce n'è tutto pulito. Ciao Alberto, benvenuto. Allora Alberto, polpetto con i piselli e il pomodoro. Hey guys, octopus, peas and tomatoes, plenty garlic and chili. Un cheers per Alberto,
Ho appena finito di lavorare, e quindi fornelli subito, vinello. Alla tua, beh. Qui abbiamo un po' di belle trigliette, come piacciono a me. Ci siamo quasi, adesso finisco di tritare il prezzemolo e siamo a cavallo, raga. Ecco qua. Tagliatelo finemente, per favore. Devo girare le melanzane, I turned upside down my aubergines, guys, that was messy. Okay, I need to do a bit of work here. Okay, you see my aubergines, I need to turn them upside down, yeah? Carefully, guys, like this. Yeah, they have to cook both sides. Okay, very simple. Okay, plenty oil. Maybe sometime we need to put oil, guys. Okay. There we go. Now back in the oven. There we go. Now let's keep chopping this parsley. Okay, watch out here. Fish is cooked, so a bit of parsley all around. Okay, don't be frightened. A bit of parsley for an octopus. The rest is for my aubergines. Okay, guys. So, gonna steer my octopus, who's cooking very gently, yeah? Very gently. Very gently. It's gonna absorb all the water soon. And here, again, let's make sure the fish mix with the parsley. Do not break the fish, please. Okay, like this. Move it just gently, that's it. Sì, anche a te, Albe, buon lavoro. Prima o poi ci facciamo una bella chiacchierata, Albe. Appena troviamo tutti e due il tempo. Che qui si corre e basta, beh. Capirai. Cin cin, Albe, a sentirci presto, mi raccomando. Buon lavoro, ciao. Allora, ragazzi. Facciamo cuocere le nostre pietanze. Adesso abbasso il fuoco per le... praticamente sono pronte le nostre triglie. Adesso il prezzemolo, fa un attimino, lo spargiamo sulle melanzane. Gioca a fare. Che vedevo di, guardate qua che spettacolo, ragazzi, guardate qua, bello, eh? Se devo fare una cosettina, c'è qualcosa che non va bene, dice qua.
Ecco qua le triglie, raga, pronte. Bisogna aspettare qualche minuto per le nostre melanzane, si stanno colorando e via. Diamo una pulitina qui intorno. Pentola da questa parte qua, fate sempre attenzione perché la terracotta si spacca. Ecco qua ragazzi, adesso vi faccio raffreddare il pesce, spegniamo il fuoco, è pronto, è stracotto, ok? Bene ragazzi, guardate che splendore il pesce. Adesso aggiungo un goccino di olio di oliva crudo, crudo. Ho spento il fuoco, va bene. Ecco qua, che splendore ragazzi, che splendore. Le faccio riposare e poi ci faccio una bella scorpacciata. Occhio al forno di nuovo perché le melanzane tradiscono, ci tradiscono. Ecco qua, stanno cuocendo bene, un'altra rigirata, ragazzi. Rigiriamo di nuovo. Ci vuole santa pazienza. Però è facile, facile, ma è buonissimo. Sono buonissime. Questo è un piatto di Sardegna, amici miei. Ok? Sardegna dish, guys. Straordinario. Here we go, finish your cooking, baby. Right, here we go here. Look at my fish, my octopus. Okay. Looks good. Ah, what do I need? Look at that, smash. Wow. I'm gonna taste the sauce. My finger. Make sure I got enough salt, it's fine. And this one. It's fine too. Okay, next, let's finish with the garlic, with the parsley. We need to eat as well, listen guys, we need to eat. Getting hungry here. Getting very hungry.
One thing at a time. Ah, what time is it? Time to go back to work. Cheers. Okay, guys, this is my succulent dish. Make sure it's all fish. The sauce goes all around the fish. Lovely smile. Look at that. What do you think? Gelatina ai polpetti, ecco qua, pian piano, e anche i piselli stanno cuocendo per bene, molto bello come piatto. Assaggiamo qualcosina? Va. Ecco qua, io faccio un po' come fanno. E bimbi, raga, coscetta di pollo con le mani, buono, buonissimo. Non ce la faccio più. Ecco qua, la prima è andata. Questo polpetto è ormai arrivato a cottura, adesso diciamo, ecco, ha fatto i suoi 25 minuti, possiamo anche spegnere il fuoco, ancora due minutini, un po' di piselli sobbolliti e torniamo alla nostra melanzane, raga, che ormai sono quasi pronte. Eccole qua. Gelatina di nuovo, armatevi di pazienza voi, sono proprio belle, sono proprio belle. Ok ragazzi, adesso cosa si fa? Ci si mette sopra il prezzemolo. Ok, ora è finito, li mettiamo in forno, di nuovo in forno ragazzi, ecco qua, sì, siamo appena, però abbassiamo appena appena la fiamma, ok, qui mi è rimasto un po' di prezzemolo, ancora un po' sul pesce e un pochino sul polpetto. Ok, abbiamo fatto un stralavoro, non so se vi è piaciuto, però questa è la mia cucina, te la vedevo lì. I piselli sono pronti ormai. L'ordine ragazzi, in cucina deve regnare l'ordine.
Ecco qua, io direi che ci assaggiamo un pesciolino, raga, per vedere com'è andato il tutto. Così nel frattempo vedrete anche la finitura delle melanzane. Cin cin. Spegniamo pure l'acqua dei piselli, sono pronti. Qui ancora una giratina. Ecco, vedete, sta asciugando bene la salsa. Uno splendore unico. Un paio di polpetti, senza esagerare. Assaggiamo un pesciolino, ragazzi. Assaggiamo un pesciolino per vedere com'è. Ecco qua. Qui. Vediamo un po' com'è. Casa mia si mangia con le mani, sono a casa mia. Assaggiamo. Vediamo un po'. Buonissimo. Dici miei, può prendere il sapore se lo lasciate riposare. Non c'è neanche il vino. Raga. Splendore. Buonissimo. Le spine, buono, sta c'è proprio a mille, guys. Ecco qua, adesso ragazzi il polpo è pronto, bisogna spegnerlo, non cuocetelo mai troppo, tanto giusto, c'è un po' di salsa abbondante, vabbè, brindisino, adesso di nuovo occhio alle melanzane. Dobbiamo girare, ragazzi. Insomma, un altro pochino e sono pronto, va bene? Questo l'abbiamo spento, di nuovo il forno e via. Bene, possiamo anche salutarci, ragazzi, ormai
siete sincronte. Grazie della compagnia. Yeah guys, it's time to say goodbye. Thanks for being here. Another sip of wine maybe. From Mao to all of you. My followers. Adesso facciamo asciugare bene questo. Via. Pesce pronto. Polpo pure. Everything ready now. Just my aubergines. They're finishing off. In the oven. Okay. Put another bit of pepper. There we go. Let me take some pictures as well. Okay guys, Mao say goodbye. Thanks for watching and share the video. It's nice. It's nice when you do that. Thank you. Grow my popularity. Thanks. Bye guys.